Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a parlare delle notizie di oggi, ragazzi, oggi tante tante notizie e partire subito dalla Serie A. Parliamo di Juventus perché la Juventus sarebbe vicina a Depay, si parla di Depay, comunque giocatore che Depay, lo sappiamo già molto molto forte, di cui si parlava già in estate e attenzione perché potrebbe arrivare quindi in questa sessione di mercato invernale proprio la Juventus, si parlerebbe di un interesse particolare. Vedremo un po', tra l'altro si parla anche per Diego Costa per l'attacco, ma lì c'è da approfondire la questione. Juventus, che però si parla anche di un certo Mario Manzo, che è un giocatore svincolato attualmente, che comunque è stato accostato a diverse società di Serie A, tra cui anche la Fiorentina, anche la Lazio se non mi sbaglio, comunque attaccante di grande esperienza che ha fatto tantissimo nella Juve, ha fatto sempre comunque bene. Attualmente, vi ripeto, è svincolato, la Juventus ci starebbe pensando. Attenzione. Poi, andando avanti, sempre parlando di Juventus, potrebbe esserci uno scambio con il Genoa, perché la Juve sarebbe molto interessata a un certo Rovella, giocatore che comunque è molto molto interessante, di grande prospettiva, e la Juve sarebbe disposta a fare uno scambio con Portanova, quindi uno scambio di giovani tra Juve e Genoa, quindi Rovella, Juve, Portanova al Genoa. Attenzione perché potrebbe sicuramente essere uno scambio interessante per entrambe, vedremo un po'. E poi, parlando proprio di Genoa, ragazzi, Genoa qui è su Benatia, anche lui giocatore comunque attualmente svincolato, attenzione perché comunque potrebbe ritornare in Serie A, difensore comunque che conosciamo tutti, ha giocato in Serie A con la Roma, con la Juve, difensore comunque di grande esperienza, che potrebbe dare sicuramente una grande mano a tutte le società, e attenzione perché potrebbe essere, quindi potrebbe andare al Genoa, si parla di un interesse particolare, vedremo se riuscirà a chiudere il Genoa in questo senso. Detto questo, altre notizie, parliamo anche di Denswil, giocatore attualmente al Bologna che però è in uscita, si parla di un ritorno al Club Brugge con la formula del prestito secco. Attenzione perché quindi Denswil potrebbe quindi ritornare in Belgio da dove è venuto, visto che sta giocando comunque poco negli ultimi tempi. Parliamo però anche di Nainggolan, ragazzi, perché è praticamente ufficiale Nainggolan al Cagliari. Io ancora non dico ufficiale perché finché non firmano e non c'è la foto di rito non è ancora ufficiale. Però comunque è praticamente fatta per il suo ritorno a Cagliari. Si parla di un prestito di 6 mesi, quindi fino alla fine della stagione, dove l'Inter pagherà anche una parte dell'ingaggio, perché comunque prende un ingaggio importante, quindi potrebbe ritornare per l'ennesima volta al Cagliari. Attenzione perché, ripeto, oggi dovremmo fare anche le visite mediche, è praticamente fatta. Detto questo, direi che possiamo continuare con lo Spezia, anche qui diversi nomi di calciomercato in casa Spezia, perché si pensa a Dunà per l'attacco, giocatore che attualmente è al Cagliari in prestito al Napoli, che però potrebbe quindi andare allo Spezia, visto che non sta trovando tantissimo spazio, vediamo comunque lo Spezia interessato. Si parla anche di Sabelli del Brescia, giocatore comunque che interessa tantissimo di Serie A, e attenzione, difensore comunque interessante, giovane, e anche di Nsamé, attaccante dello Young Boys, che comunque segna tantissimo. Ha tra l'altro anche giocato nel girone di Europa League contro la Roma, un attaccante che potrebbe interessare per rinforzare il reparto offensivo dello Spezia. Andando avanti, rimaniamo un po' nel calcio mercato internazionale perché l'Arsenal sarebbe su Juan Jordan, centrocampista molto giovane, se non sbaglio classe 96 del Siviglia. A me piace tanto, Juan Jordan è un ottimo centrocampista. Il Siviglia però chiederebbe circa 30 milioni di euro e quindi potrebbe essere una trattativa complicata, però attenzione perché l'Arsenal vorrebbe portarlo in Inghilterra. Parliamo però anche di Ajax. L'Ajax sarebbe su Brenner, giocatore che a me piace tantissimo, ragazzi. Io seguo più o meno il San Paolo in Brasile, San Paolo che è primo con un vantaggio incredibile rispetto alle avversarie, primo con tipo 5-6 punti di distacco dalle seconde, e quest'anno sta facendo davvero. Brenner sta facendo benissimo, ha fatto già 22 gol, molto, molto, sta facendo molto, molto bene. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è un 2002. Dovrebbe essere un 2002, molto molto giovane, si parla di circa 10 milioni di euro all'Ajax. Attenzione perché comunque questo ragazzi è davvero un giocatore molto molto interessante, un attaccante davvero forte, e sicuramente sarebbe un colpo importante per l'Ajax, quindi attenzione. A questo punto però direi che possiamo continuare anche con la Serie B, perché si parla di un certo Marsura. Marsura, giocatore, adesso ovviamente situazione Livorno, ragazzi, è una situazione un po' particolare, tantissimi giocatori adesso stanno chiedendo lo svincolo dal Livorno, e attenzione perché uno di questi potrebbe essere infatti proprio Marsura. Marsura infatti sarebbe molto vicino al Cittadella in Serie B, quindi comunque è un giocatore di buon livello anche per la Serie B, e attenzione perché, ripeto, Cittadella è molto molto forte, ci sarebbe però anche il Padova, diverse squadre di Serie C ovviamente interessate, però
Cittadella comunque ovviamente è in pole perché è una squadra di Serie B e sicuramente lui vorrà fare il salto di categoria. Detto questo, continuando, andiamo avanti e parliamo sempre di Serie B perché, attenzione, aspetta un attimo, eccolo, perché Ecco, sì, il Pescara potrebbe cedere Ventola. Ventola che è un terzino, classe 97, che attualmente si trova al Pescara, che però l'Avellino vorrebbe portare via. Giocatore comunque che potrebbe piacere all'Avellino, attenzione perché potrebbe effettivamente essere un'idea interessante. Quindi rimanendo in Serie C, Arezzo su Ardemagni, potrebbe essere sicuramente un colpo di livello. Ardemagni, giocatore comunque costato da diverse città di Serie B, tra cui anche Cosenza, Regina nel mercato estivo. È un attaccante comunque di grande esperienza che a me personalmente fa davvero schifo. Però comunque Ardemani è un attaccante che per una squadra come l'Arezzo, che tra l'altro è ultima attualmente, potrebbe sicuramente fare molto bene. Attenzione. Attenzione però anche al Mantova che sarebbe su un certo Marchi, attaccante della Reggiana. Mantova che comunque probabilmente cederà a Vano o comunque partirà a Vano, che è un attaccante che piace a tantissime squadre. Si parla di un certo Marchi che potrebbe quindi sostituirlo. Potrebbe sicuramente essere un colpo di buon livello, quindi attenzione. Parliamo però anche sempre di Livorno, perché ci sarebbero Bari, San Benedetto e su Porcino, altro giocatore che comunque dopo con i vari Murillo, Malsura, eccetera, chiederebbe lo svincolo. Porcino piacerebbe quindi a Bari, San Benedettese. Attenzione perché comunque potrebbe quindi andare in una di queste due squadre. Parliamo però anche di un certo Boccardi, attaccante del Grosseto, che attualmente stiamo comunque facendo abbastanza bene, giocatore di buon livello, che piacerebbe al Cittadella, però anche a Provercelli come Carpi in Serie C. Quindi attenzione perché comunque ha un bel po' di mercato e potrebbe quindi cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Detto questo, parliamo però anche di Lecco, perché Piccinocchi potrebbe arrivare, attualmente svincolato, giocatore tra l'altro ex Ascoli, che potrebbe quindi andare a Lecco, potrebbe sicuramente essere un rinforzo importante per le parti centrocampo, vedremo un po'. Parliamo però anche adesso di Girone C, perché l'Avellino sarebbe vicino al ritorno di Micovisci, dopo il praticamente fatto al ritorno di Ianes potrebbe ritornare anche Micovisci, che attualmente è a Genova, che comunque l'aveva prestato gli anni scorsi all'Avellino, anzi soprattutto l'anno scorso. E attenzione perché lo vorrebbe in questa sessione di calciomercato riportare a casa l'Avellino. Parliamo anche di Monopoli, perché il Monopoli sarebbe inserito alla corsa per Giuliano, giocatore in uscita dalla Potenza, piacerebbe molto alla Provercelli, ne abbiamo già parlato diverso tempo fa, sarebbe inserita nelle ultime ore anche il Monopoli, quindi attenzione perché potrebbe quindi effettivamente essere una trattativa interessante. Andando avanti parlerei anche di Viterbese su Soleri e Amlili. Soleri, attaccante del Padova in uscita, ne abbiamo già parlato ieri. Comunque, giocatore in uscita che potrebbe quindi rinforzare il reparto offensivo. Si parla però anche di Amlini, centrocampista che comunque è uscito dal Bari che aveva svincolato, aveva rescisso il contatto con il Bari, poi l'ha ripreso, poi adesso lo rivuole ricedere. Attenzione perché quindi piacerebbe alla Viterbese. Detto questo, direi che possiamo chiudere con le ultime due notizie. Perché Lovisa ritorna praticamente in prestito alla Fiorentina, è quasi fatta, è finita la sua esperienza al Gubbio, difensore classe 2001, scusate, centrocampista classe 2001 che piacerebbe molto in Serie C, visto che, ripeto, dovrebbe ritornare alla Fiorentina in prestito, la Fiorentina ovviamente lo vorrà rigirare, e si parla di Legnago e Grosseto interessate, quindi attenzione. E chiudiamo con un'ufficialità, perché ufficiale Romizzi al Bisceglie, primo colpo di calciomercato vero e proprio in Serie C, quindi Bisceglie che quindi fa questo colpo di calciomercato, centrocampista classe 90 che quindi firma con il Bisceglie, colpo sicuramente di buon livello, è sicuramente che è un colpo interessante per il Bisceglie. Detto questo, a questo punto adesso mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!